Il 17 gennaio la Chiesa festeggia il protettore degli animali, Sant'Antonio Abate, nato a Como, in Egitto, nel 251 e figlio di agricoltori benestanti cristiani. Rimasto molto presto orfano e con un patrimonio da amministrare, da buon cristiano distribuì i beni ai poveri e seguì una vita solitaria, vivendo in preghiera, povertà e castità. Una ricorrenza che tutt'oggi viene ancora partecipata, quella di Sant'Antonio, in molte piazze italiane ed anche la città di Fano domenica scorsa si è ritrovata in piazza 20 settembre per la tradizionale benedizione degli animali. L'appuntamento, organizzato dalle Giacche Verdi, Protezione Civile, dall'Unità Cinofila Salvataggio in Mare e patrocinato dal Comune di Fano, ha visto la presenza non solo di cani e gatti, ma anche cavalli, colombe, porcellini d'India e addirittura di una lumaca. Il rituale, anche quest'anno, è stato officiato da Padre Silvano Bracci, che ha benedetto sia gli animali che i loro padroni. La festa di Sant'Antonio Abate è diffusa abbastanza. Certo, nel passato, nelle nostre contrade, nei paesi, c'era questa festa proprio perché il mondo era agricolo. Adesso non c'è più diffusione di lavorazione agricola e di agricoltori, ma come si vede, qui nelle nostre piazze ci si raduna portando tutti gli animali domestici. Allora non dimentichiamo che Sant'Antonio sì, benedirà, custodirà, proteggerà i nostri animali, ma sarà più contento di proteggere noi. Credo che ottenga dal Signore anche molte grazie, perché in effetti Sant'Antonio durante la sua vita è stato un uomo di Dio, ma aperto anche alla carità fraterna. Soltanto con l'arrivo del sole nella tarda mattinata la piazza è stata assediata da tante persone con i loro amici animali e non hanno voluto mancare a questo tradizionale appuntamento. Ringraziamo l'amministrazione che ci ha dato la possibilità di effettuare questa manifestazione. E voglio ringraziare anche tutti i volontari delle Giacche Verdi, del CB Mattei e del K9 che hanno collaborato all'organizzazione e alla, diciamo, al pieno svolgimento regolare della manifestazione. Vi diamo l'appuntamento per il prossimo anno sperando che ci sia più sole e quindi grazie di nuovo a tutti i cittadini che hanno partecipato a questo evento.